Allora, buonasera a tutti, benvenuti in Salotto di Bocca in Galleria, la social TV della Libreria Bocca con il patrocinio del Comune di Milano e sono qui in compagnia di Paolo Ferraina e Carlo Motta. Carlo, ormai tu sei di casa nel Salotto di Bocca Ormai sono un aficionado. e noi ti vogliamo bene. Tra l'altro tu sei un editore, direttore commerciale di Cairo, Giorgio Mondadori Editore, quindi ovviamente la casa dei libri d'arte di Mondadori è sicuramente la Libreria Bocca da 40 anni a questa parte. Verissimo, anche perché tu sei uno degli aficionados del nostro catalogo dell'arte moderna e tutti gli anni lo proponi. Tra l'altro anticipo che è in uscita il numero 57, quindi tra un mesetto ce l'avrai in libreria. Quindi fantastico per tutti coloro che ne avessero bisogno, venendo in Galleria Vittorio Emanuele, e venite più spesso perché qui, ragazzi, ci mancate. Va bene. Allora, invece parliamo di questo giovane artista calabrese che viene da Certo. Caraffa, che tra l'altro è appena giunto a Milano. Una delle prime mete è stata la Libreria Bocca, che mi ha fatto proprio vedere questo volume, Isole Umane. Esatto. Allora, parto io. Paolo Ferraina, classe 1994, è alla terza generazione di una famiglia di fotografi. Quindi, diciamo così, nasce imparato perché il nonno era fotografo, il papà anche, e lui ha percorso le orme della famiglia. Anche la nonna è stata fotografa. Quindi parliamo veramente di una famiglia di fotografi con una grande esperienza. E Paolo non poteva sfuggire a questa eredità familiare. Non poteva sfuggire, ha anche ovviamente frequentato l'Accademia dei Belle Arti di Catanzaro, quindi anche da un punto di vista formale come dire, ha dato una cornice al suo percorso di fotografia e in questo caso è stato l'autore, giovanissimo, parliamo del più giovane fotografo della Giorgio Mondadori. È stato l'autore di questo volume Isole Umane, un libro di 96 pagine, formato 30x30 cartonato, un prezzo di 35 euro, che insomma presenta una quarantina di ritratti. Ma a questo punto diamo subito la parola a Paolo, perché Isole Umane è un libro che tu hai realizzato viaggiando molto, nonostante la tua giovane età, viaggiando molto in ben 15 paesi del mondo. Se pensiamo che il libro è uscito alla fine dell'anno scorso, tu a 25 anni avevi già girato moltissimo: il Kenya, l'India, la Cina, Hong Kong, Santo Domingo, il Vietnam, la Norvegia, la Germania. Quindi ecco, Paolo, innanzitutto magari raccontaci da dove nasce questa tua voglia di viaggiare? E poi magari parliamo anche del libro. Bene, allora, l'esigenza di viaggiare nasce cioè, dalle vocazioni della mia generazione, no? La mia generazione vive una tecnologia spinta, su tanti schermi possiamo vedere un sacco di cose, ma fin quando non le vediamo in presa diretta, queste cose non hanno la massima didattica, il massimo insegnamento su di noi. Viaggiare è fondamentale perché mi ha fatto scoprire gente, mi ha fatto scoprire culture, mi ha fatto scoprire contraddizioni. Mi ha fatto scoprire il bello come il brutto e molte volte insegna tanto di più il brutto, perché il bello è effimero. Ci sono tante storie in queste nazioni, legate alle fotografie, legate ad alcune fotografie, legate ad alcuni personaggi. I paesi sono 15, ma sono anche di più legati alla totalità del mio archivio. Ho capito. Ecco Paolo, sicuramente l'esperienza familiare ti ha dato tanto. Che cosa puoi dire di avere ereditato prima dall'esperienza fotografica del nonno e poi quella dal papà? Cioè, qual è stato, diciamo così, l'insegnamento più forte che ti hanno dato e che ti hanno aiutato nel tuo viaggiare, nel tuo essere fotografo nel mondo? Bene, allora sono due generazioni completamente diverse, mio nonno e mio. Tre Tre generazioni ormai, generazioni, tu sei alla terza. con me. Allora, mio nonno, che è la prima generazione, mi ha insegnato l'energia, l'emancipazione, la curiosità, soprattutto la curiosità di cercare un qualcosa e catturarlo dentro un'inquadratura, un perimetro, una storia, soprattutto una storia. Mio padre, a cavallo di questa curiosità, di questa energia, mi ha insegnato il rigore, la tecnica, la morale, l'etica di una storia, di una durata, di
di, come posso dire, di un'educazione. Un'educazione al lavoro di fotografo. Di uno staccanovismo, ecco. Spirito staccanovista. Ecco, e tu poi sei arrivato a realizzare questo libro, un libro che, come abbiamo detto, presenta una quarantina di ritratti, che tu hai, non sono solo ritratti singoli, ma sono anche ritratti di comunità, in, sì, qualche caso, di più persone all'interno dello stesso ritratto. Ma perché l'hai voluto chiamare Isole Umane? E qual è il motivo per cui tu hai intitolato così il volume, e che cosa hai colto in questo volume rispetto alla moltitudine di persone in città, in paesi, in villaggi? Allora, perché Isole Umane? Prima di questa pandemia, di questo Covid, avevamo analizzato l'isolamento attraverso vari tessuti sociali, varie civiltà, vari sistemi economici, eccetera. Cioè, nel senso, ogni popolo, ogni persona nel suo contesto, o meglio, nel suo habitat, ha degli isolamenti che sono positivi o negativi, ha degli isolamenti naturali, fisici, ha degli isolamenti spirituali, meditativi. Questo in base a quanta felicità riesce a creare nella sua vita e a quanta tristezza riesce a reggere. Ecco, sì, però credo che nel libro ci sia anche un messaggio sociale. In realtà, nei tuoi ritratti, tu senz'altro in qualche caso cogli il momento in cui la persona è sola e è anche felice di essere sola. Ricordo ad esempio il bellissimo ritratto, che tu sai che io amo moltissimo, del pescatore di Santo Domingo. Bene. Quella è una persona sola, ma è sola solo perché il suo lavoro lo invita, lo costringe ad essere solo come pescatore nel mare, ed è una solitudine però tutto sommato produttiva, no? È una solitudine in mezzo alla natura, quasi metafisica nelle tue fotografie, però c'è anche una solitudine all'interno di metropoli, quindi è una solitudine sociale, mi sembra di poter dire, cioè è una solitudine di persone che hanno in comune che cosa? Hanno in comune la povertà, hanno in comune magari la mancanza di lavoro, sì, hanno in comune magari il lavoro precario. Giusto. Allora, l'isolamento ha vari caratteri e vari strati. Come dicevi prima, l'isolamento di Sparky, del pescatore, non è così obbligato come una metropoli, perché si trova in un mare, si trova in un oceano, i confini si vaporizzano, è quasi se come intanto la foto di Sparky, il pescatore, bellissima foto, come vedete quasi metafisica, la vedete? Diciamo che il pescatore, per vocazione, ruolo, mestiere, ricerca il silenzio, e il silenzio lo trova nell'oceano, nel mare, nell'acqua, ed è l'ambiente più consono. La metropoli invece è rumorosa, e quello che mi è interessato di più cercare è stato quando gli esseri umani in una metropoli di diverse geografie cercano l'isolamento, cercano questo silenzio. Ma ecco, ma è un silenzio, Paolo, cercato, è una solitudine che qualche volta è obbligata, perché in realtà queste persone sono sole anche in una moltitudine, in una metropoli con milioni e milioni di abitanti. E poi ci sono le solitudini come questa, bellissima, di un anziano norvegese che è solo sulla sua sedia a rotelle, lo vedete. E questa è una foto, secondo me, straordinaria, perché questo uomo, che probabilmente ha dei problemi di movimento, sicuramente li ha, è solo all'interno di una piazza enorme. Sì. Anche questa è solitudine. Assolutamente, diciamo che questa è una solitudine, un isolamento, meglio, geometrico. Cioè, la piazza principale di Oslo, di fronte al teatro, ho trovato questa figura con queste geometrie, queste linee, di una forza pazzesca, cioè di un'armonia. Lui era seduto lì, non so i motivi fisici, nel senso se è stato sempre afflitto da questa condizione o no, ma era lì, di profilo. Stava andando avanti, non si sa dove.
però era isolato. E poi ci sono queste solitudini, grazie Giorgio, la solitudine di tre giovani uomini vietnamiti, questa è una foto fatta a Saigon, dove i tre giovani sono vicini intorno a una panchina, ma in realtà sono soli, perché ognuno di loro, come purtroppo anche noi facciamo spesso in metropolitana o sul treno, ognuno di loro non sta parlando, cioè non c'è una comunità che sta dialogando, ma ognuno di loro dialoga con un cellulare. Bene, mentre prima abbiamo visto figure isolate in un ambiente urbano naturale, qui vediamo delle figure nel senso che sono nell'esatto punto di mezzo, in un parco che è dentro una metropoli, perfetto, ma sono tre figure, tre giovani uomini, 30-40 anni, che sono situati a meno di un metro da loro, però interfacciandosi con uno schermo si rendono soli, non connettono tra di loro. Cioè, oltre all'umano sapiens, c'è il monitor umano che è la costante di questi tempi che viviamo. Beh, io andrei a chiudere l'intervista anche perché i tempi di Facebook in qualche modo ci invitano a farlo. Ricordo questo volume, Paolo Ferraina, Isole Umane, 30x30, 96 pagine, copertina cartonata. Prezzo 35 euro di Paolo Ferraina. Ricordo anche che il curatore di questo volume è Luca Nannipieri, bravissimo critico d'arte, che sta seguendo Paolo e Paolo sta seguendo Luca nel suo percorso artistico. Bene. Quindi grazie e ringrazio ancora Giorgio Lodetti per il suo ennesimo invito magnifico in questa libreria straordinaria che rappresenta la storia del libro d'arte e dell'arte dal 1775, pensate, quindi portato avanti con grande dinamismo e intelligenza da Giorgio, che ha organizzato questa serie di eventi innumerevoli, arriviamo a superare i 160 e di cui noi modestamente facciamo parte per il quarto intervento. Giovedì ci sarà un altro appuntamento con Katia Papaleo e con suo volume d'arte Io dipingo di notte. Grazie a tutti e grazie Paolo, grazie. Bene. Giorgio. Grazie Giorgio, buona serata.